Il tempo di organizzarne la somministrazione anche sul territorio irpino comincerà un monitoraggio più pervasivo sui casi sospetti di coronavirus. Ne dà notizia la manager dell'ASL di Avellino, Maria Morgante, che ha ricevuto dalla regione i test rapidi. Si partirà certamente dagli operatori sanitari per svolgere un primo giro di verifiche. Intanto, per l'analisi dei tamponi in corso di effettuazione a degenti operatori presso il centro Minerva di Ariano Irpino, l'azienda sanitaria si è rivolta all'istituto Zooprofilattico di Portici per velocizzare l'acquisizione dell'esito, visto che il laboratorio del Moscati è appesantito anche dagli esami dell'ASL e del RUMO di Benevento. Sono stati consegnati all'ASL i test rapidi, al momento già stiamo organizzando per come iniziare ad effettuare sull'intero territorio quindi questi test tra il personale sanitario e i degenti. Nel frattempo presso la struttura Centro Minerva RSA presente sul territorio dell'Arianese si sta procedendo ad effettuare i tamponi a tutti i degenti presenti nella struttura, che al momento ne sono 62, e al personale naturalmente che svolge l'attività all'interno della struttura stessa. Frattempo nel pomeriggio si farà la sanificazione della struttura, nonché l'isolamento di tutti i degenti in attesa di avere risposte sui tamponi. Tamponi che saranno consegnati presso l'Istituto Zooprofilattico, che procederà alla processazione e a darci in tempi rapidi i risultati. Altra notizia positiva riguarda l'attivazione di 2 unità mobili, che presto diventeranno 4, con medici e personale sanitario per le cure domiciliari a quanti sono affetti da Covid-19 in maniera più lieve. Stasera scadrà il termine per la presentazione delle domande da parte dei medici per la gestione delle unità mobili che porteremo sul territorio e che serviranno per fare assistenza a domicilio a chi è in sorveglianza sanitaria. Queste 2 unità mobili, che saranno incrementate a 4, tenuto conto appunto dell'estensione territoriale, a fine di dare maggiore forza a quella che è l'esigenza di un territorio che sta chiedendo in coro la necessità di essere assistita anche a casa.